Der Inter ci siamo. A Milano incontro tra Ferrero e legali nerazzurri per definire il futuro della punta blu cerchiata. Si lavora sui dettagli prima dell'ultimo summit. Mancini è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante. Un Banega per lo scudetto. Il centrocampista argentino può anticipare già a gennaio il suo arrivo all'Inter. Da Santon a Montoya, Mancini guida la rivoluzione sul mercato. Ed è Riccardi, grande coppia, ma lo scacchiere tattico in avanti è complicato. Pierluigi Pardo, giornalista di Premium Sport, analizza ai microfoni di tuttomercatoweb.com le operazioni nerazzurre, tra colpi last minute, prove di convivenza e la concorrenza agguerrita della Serie A. Tutti in difesa, Napoli e Fiorentina al lavoro per completare il reparto arretrato con Barba verso lo Stoccarda, Giuntoli pensa a Regini della Samp, i Viola puntano tutto sul talento mammana del River Plate. Qui a Milano siamo a due passi dalla sede dell'Inter e questo pomeriggio è entrata nel vivo la trattativa tra la società nerazzurra e la Sampdoria per il passaggio in nerazzurro di Eder, una trattativa che di fatto era già stata messa in piedi e portata avanti a lungo nel corso dei giorni precedenti, e quest'oggi c'è stata un'ulteriore accelerata. Ancora non si è arrivati alla definizione della trattativa, nelle prossime ore comunque dovrebbe esserci il sì totale per il passaggio di Eder alla corte di Mancini, manca pochissimo e quindi insomma alla fine Mancini avrà il rinforzo che ha chiesto alla sua società e con il quale potrà risolvere una parte dei problemi in attacco della sua squadra. Per quel che riguarda proprio la giornata di oggi, già questa mattina sono iniziati i contatti tra il club di Ferrero, tra l'altro alla presenza dello stesso Ferrero qui a Milano e i dirigenti dell'Inter. I contatti e la trattativa è andata avanti anche nel corso del pomeriggio con le due società che si sono viste all'interno della sede dell'Inter. Poi all'uscita dalla sede dell'Inter, Ferrero e il DS Osti non hanno voluto rilasciare nessun commento, c'è stato soltanto un viamo lanciato naturalmente ironicamente ai giornalisti che stavano aspettando Ferrero alla sua uscita. Poi Ferrero con la sua auto insieme al DS Osti se n'è andato e non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, se non ha aggiunto che Ranocchia di fatto è un giocatore della Samp, ma questo lo avevamo già ampiamente intuito, insomma è una trattativa che era stata già chiusa nei giorni scorsi, quindi non ci sono novità assolutamente da questo punto di vista. Amici di tuttomercatoweb.com, bentornati al consueto appuntamento col TMV News. Avete visto il servizio realizzato dai nostri inviati a Milano con l'operazione del giorno in via di definizione tra la Sampdoria e l'Inter, l'incontro tra il presidente blucerchiato Massimo Ferrero e i legali nerazzurri per definire il passaggio di Eder. Ancora non è ufficiale, nelle prossime ore è atteso un ulteriore summit per definire i dettagli, però possiamo dire che ci siamo, una trattativa che va avanti da diversi giorni. Ne parliamo con Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo, ben trovato. Ciao Tommaso, ben trovato. E con Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, ben trovato anche a te. Buonasera a tutti. Allora, con la definizione di Eder all'Inter, che cosa cambia adesso nelle strategie, Raimondo, della società nerazzurra? Ci sono tantissimi altri giocatori in ballo che potrebbero arrivare e che potrebbero lasciare la maglia nerazzurra. Beh sì, in uscita ci sono diverse trattative in ballo. Montoya ormai è andato, tornerà in Spagna, al Betis Siviglia, trattativa definita. La novità del giorno riguarda Davide Santon, piace molto in Premier League e questo non è un mistero, però oggi Claudio Vigorelli ha fatto irruzione nella sede dell'Inter per far presente che sia il West Ham che il Norwich City stanno seguendo il giocatore. È difficile che l'Inter lo lasci partire adesso, proprio perché partirà già Montoya e perché chiudere in pochi giorni una trattativa con l'Hellas Verona per Sala non è semplice, perché il Verona ha una considerazione abbastanza importante anche economicamente parlando del giocatore. E poi l'Inter pensa soprattutto al grande colpo Ever Banega, perché forse più di un attaccante, qui chiamo in ballo Pietro, a questa squadra serve un centrocampista di sostanza ma soprattutto di qualità in mezzo al campo, che forse è mancato troppo in questa prima parte di stagione. Sì, Pietro, aggiungo, è mancato anche nella gara di Coppa Italia che l'Inter ha malamente perso contro la Juventus, si è visto proprio una lacuna in mezzo al campo con i giocatori schierati da Mancini che non hanno reso come il tecnico nerazzurro voleva. No, stavo proprio per dire questo, nel senso che nella prima parte del campionato dell'Inter abbiamo visto una squadra molto solida fisicamente, fortunata in alcune situazioni, ma sicuramente non ha mai fatto vedere un gioco
di una qualità tale per poter vincere, no, lo scudetto. Si diceva in tempi non sospetti, si dice tuttora che è calato anche il discorso classifica proprio dei nerazzurri, quindi l'idea di portare Banega adesso a Milano è sicuramente un'idea intelligente, solo che bisognerà capire se effettivamente lo lasceranno partire o meno, perché per esempio nella partita contro la Juve vedere Felipe Melo in difficoltà nella costruzione del gioco è stato evidente come all'Inter manchi proprio un cervello di centrocampo che possa lanciare anche quei centrocampisti che dovevano arrivare più per interdire e per inserirsi, come poteva essere con Ndombele ad esempio, che sta facendo invece anche lui abbastanza male. Quindi per l'Inter sicuramente serve un centrocampista di quella qualità, perché altrimenti il discorso scudetto, ma anche forse Champions League, potrebbe veramente essere difficile. Sì, è già la distanza con le due di testa, Juventus e Napoli, è abbastanza netta. Facciamo un passo indietro. Banega Eder sono i nomi giusti del mondo secondo te per l'Inter? Si è molto discusso ma attorno Banega all'attaccante. Banega più di Eder, perché poi insomma Mancini continua a chiedere un attaccante, ma ricordiamolo, in rosa c'è Icardi, c'è Jovetic, c'è Ljajic, c'è Palacio, c'è Perisic, che all'occorrenza certo può giocare come esterno nel 4-3-3, c'è Biabiani, spesso usato come titolare. A quest'Inter insomma gli attaccanti non mancano, anche perché con Eder l'Inter dovrà cambiare modulo, dovrà tornare a giocare magari con un 4-4-2. Ma Eder è propriamente una prima punta, cioè Eder sembra un sostituto di Icardi, o magari il giocatore che potrà prendere proprio il posto di Icardi, perché esatto, hanno visto le critiche al centravanti argentino. Eder certo non andrà a fare la panchina, sarebbe un assurdo, quindi bisognerà in qualche modo trovargli una collocazione, e io trovo molto difficile la collocazione di Eder in questa Inter. Poi a parte che sembra una moda un po' tutta italiana, tutta del nostro campionato, quella di andare a cercare punte o esterni piuttosto che sistemare difese a centrocampo, lo fa la Fiorentina, l'ha fatto la Roma, insomma è una situazione un po' particolare. L'Inter proprio tramite Mancini continua a cercare attaccanti, mi sembra un assurdo perché non è quello il problema dell'Inter, però insomma staremo a vedere se poi avrà ragione. E del possibile arrivo di Eder all'Inter e in più generale del mercato nerazzurro, del mercato della Serie A, ascoltiamo e guardiamo l'intervista realizzata dal nostro Lorenzo Marucci a Milano con Pierluigi Pardo, giornalista di Premium Sport. Pierluigi Pardo, Premium Sport, sta per decollare il calciomercato, ci saranno colpi che lasceranno il segno secondo te in questi giorni? Qualcosa ci sarà, qualcosa succederà sicuramente, qualcosa è già successo, ma sappiamo che il mercato è una di quelle cose dove tu puoi cominciare, puoi farlo durare un mese, 10 giorni, 3 settimane o 4 mesi, alla fine si infiamma nelle ultime ore, quindi penso che anche quest'anno non farà eccezione. Qualcosa sta succedendo, mi sembra che il Napoli si stia muovendo in un certo modo, la Roma pure, la Juve secondo me aspetta invece di piazzare eventualmente il colpo giusto, l'Inter, adesso poi voi siete sicuramente più aggiornati di me, credo, l'Inter aspetta Eder. Eder, appunto, credo che sia questione di minuti se non di ore, quindi no, un po' di cose succedono e poi ovviamente è un mercato di gennaio, quindi insomma succedono in piccolo rispetto al mercato estivo, che è quello dove veramente si fa la storia. Qui bisogna solo correggere, bisogna solo sistemare le cose e provare a risolvere i problemi. Ecco, per quanto riguarda l'Inter, Eder può essere davvero il colpo in grado di cambiare un po' il reparto d'attacco interista. Mancini ha detto vuole un altro attaccante, vuole qualche altro attaccante. Sì, beh, Eder è un ottimo giocatore, innanzitutto sta facendo una stagione bellissima, è uno di quei giocatori che sono maturati relativamente tardi e che però lo fanno veramente nel migliore dei modi, lo fanno veramente molto molto bene, e credo che ce ne siano già tanti attaccanti per l'Inter. Abbiamo considerato nella prima parte della stagione, un po' per via del risultato, la rotazione continua e il cambiamento continuo che c'era nell'Inter come un segno di ricchezza, e lo è. Poi a un certo punto è diventato un segno di confusione, quindi bisogna poi, sai, i risultati cambiano anche le opinioni. Eder mi sembra che si andrebbe ad aggiungere a una certa Eder Icardi, mi sembra una grande coppia, dovendola dire, però poi c'è Jovetic, poi c'è Ljajic, poi ci sono i centrocampisti di inserimento come Perisic e Brozovic, cioè mi sembra che l'Inter abbia uno scacchiere tattico potenzialmente molto interessante ma anche molto complicato. Non soltanto l'Inter di Mancini, anche Napoli e Fiorentina sono due delle società più attive sul mercato nelle ultime ore, in particolar modo il Napoli alle prese con il colpo in entrata per quello che riguarda il reparto difensivo. In questo senso il nome nuovo, Raimondo, è quello di Regini.
Vasco Regini, oggi sono stati contatti tra i dirigenti di Napoli e Sampdoria. Il giocatore in scadenza a giugno con la Sampdoria ha già fatto sapere al club blucerchiato che non rinnoverà il contratto. C'è già un accordo col Napoli in vista della prossima stagione, ma la novità è che il Napoli sta provando ad anticipare l'acquisto di Regini. La Sampdoria in cambio, almeno in mattinata, aveva chiesto Cristian Maggio. Il Napoli non ha voluto inserire il cartellino di Maggio nella trattativa, ma insomma la trattativa è in corso e secondo me ci sono buone possibilità che poi alla fine vada in porto. Ecco, Napoli e Fiorentina, Pietro, sono accomunate proprio dalla ricerca di un difensore. Per quello che riguarda la squadra viola si sono fatti vari nomi, alcuni veramente di primo livello, da Bartra del Barcellona fino allo stesso Emmanuel Mammana, giovane centrale del River Plate, per il quale le prossime ore potrebbero essere decisive. In questo senso, gli aggiornamenti, che sono comunque sempre in evoluzione, quali sono? A meno che non si inserisca a Napoli, perché anche con Mammana... Sì, e questo in effetti è un trend dell'ultimo periodo. Speriamo. No, sull'argentino diciamo che la Fiorentina sta spingendo molto, si attende di fatto il via libera da parte della proprietà viola, perché diciamo che l'esborso economico è molto importante, si parla di 8-10 milioni di euro, bonus compresi ovviamente, per un giocatore di 19 anni, classe 96, ovviamente è un esborso molto importante, però si parla di lui come un potenziale campione, quindi la Fiorentina sembra disposta, no, a spendere questi euro. La domanda è questa, cioè la Fiorentina farà solo un acquisto e quindi porterà in Italia Mammana, che comunque dovrà ambientarsi, avrà bisogno di un periodo di ambientamento e tutto, oppure farà due acquisti? In questo senso i viola stanno trattando proprio anche Bartra, che potrebbe partire in prestito. Sappiamo che Barcellona fa queste operazioni, lo stesso Teglio alla fine è arrivato a Firenze con prestito, con diritto di riscatto, contro riscatto, quindi diciamo che è una società amica della Fiorentina, e quindi potrebbe profilarsi all'orizzonte questa ipotesi, no, di un doppio colpo in entrata per la difesa. A quel punto Paolo Sosa magari sarebbe più contento, visto che gli è sfumato tra le mani il colpo Lisandro Lopez, che era quello che lui aveva caldeggiato fino da settembre, e magari sarebbe anche pronto a questo punto a cambiare modulo, a passare alla difesa a 4. Anche quello potrebbe essere interessante per vedere poi all'opera l'attaccante come Teglio e mettere insieme anche Zarate, perché ora adesso l'attacco della Fiorentina è veramente pieno di uomini di qualità. Ecco, Raimondo, nel Napoli l'infortunio inaspettato del giovane Grassi, che era arrivato da pochissime ore alla corte di Maurizio Sarri, potrebbe far cambiare i piani di Giuntoli, degli uomini del mercato del Napoli? No, non cambierà le strategie del Napoli. Il Napoli si è subito affrettato a precisare che non arriverà un nuovo centrocampista, anche perché poi il giocatore questa mattina si è sottoposto a intervento per il problema al menisco rimediato nell'allenamento di ieri, ma starà fermo per 3 settimane, quindi Sarri conta di recuperarlo in breve tempo. Da qui la decisione della società di non tornare sul mercato per intervenire per ciò che riguarda il centrocampo, anche perché con il ritorno del Napoli nelle coppe europee, che rientreranno in scena a fine febbraio, il giocatore dovrebbe essere di nuovo a disposizione. Raimondo, posso chiederti una cosa? Ma l'acquisto di Regini escluderebbe Barba a questo punto? È una possibilità. L'idea del Napoli è, perché no, magari inserirli entrambi, perché Regini può giocare sia come difensore centrale ma soprattutto come terzino. Però c'è da registrare la forte concorrenza dello Stoccarda, perché nel frattempo lo Stoccarda, che ha perso Zukanovic, che dovrebbe andare alla Roma, ha virato proprio sul centrale di difesa dell'Empoli. Sappiamo è un club con una importante disponibilità economica, potrebbe bruciare la concorrenza del Napoli. In questo momento credo Regini più di Barba, non escluso però che arrivino entrambi. Ecco Pietro, in conclusione, con Mario Suarez che ha svolto le visite mediche con il Watford, in Inghilterra è lecito aspettarsi un colpo a centrocampo da parte della Fiorentina nelle ultime ore, al di là dell'arrivo di Tino Costa? Si era fatto il nome di Cigarini, per il quale sembra sia arrivata un brusco stop, forse decisivo. No, quella di Cigarini è una trattativa tramontata definitivamente, lo possiamo dare per assodato. Il discorso è questo: io credo che la Fiorentina nelle ultime ore del calciomercato, quindi penso proprio a lunedì, proverà a cercare l'occasione dell'ultimo minuto per inserire un altro centrocampista alla Cigarini, quindi esperto, che conosca bene il campionato, che possa far comodo e possa stare in panchina soprattutto, quindi non uno con le pretese di essere titolare. Però se finisse il mercato senza l'acquisto di un centrocampista, penso che non ci sarebbe da stupirsi, perché comunque ha dichiarato praticamente incedibile Mati Fernandez, e quello secondo me è il senso del mercato viola per quanto riguarda la mediana.